La ricetta di questa sera si chiama zucca in zuppiera. È una ricetta tradizionale che però è stata utilizzata anche all'interno della cucina macrobiotica. Cos'è la cucina macrobiotica? È una cucina che ci viene dall'Oriente, che ha portato in Europa il dottor Ozawa, e che consiste nel alimentarsi ma anche curandosi. È una cucina che può essere una cucina medicinale. In cosa consiste questa ricetta, la ricetta di oggi? Questa zucca servirà allo stesso tempo di zuppiera e dunque verrà messa intera nel forno, per cui ritagliata con tutti questi ingredienti all'interno. Gli ingredienti per realizzare questa ricetta sono una bella zucca matura, del pane che verrà tostato e strofinato con l'aglio, delle cipolle, una bella foglia di alloro, un brodo che qua vediamo già preparato, un brodo vegetale, e per servire questa zuppa, perché si chiama zuppa, servono dei semi di zucca e un filo di olio. Questa zucca, che è stata bene lavata, andrà sistemata a mo' di zuppiera. Con un coltello affilato bisogna creare un taglio. Proprio per il principio della macrobiotica, di dove si vanno a mangiare gli alimenti integrali, questa zucca va preparata con tutta se stessa, anche con la sua pelle. Qua abbiamo la zucca bella pulita, dei suoi filamenti, dei suoi semi, il pane tostato, lo strofiniamo con dell'aglio. Ecco, questa operazione per le persone che non amano l'aglio cioè, in alternativa si fa semplicemente con il pane. Noi prendiamo la nostra zucca e accomodiamo il pane all'interno. Alterniamo uno strato di pane a uno strato di cipolle tagliate sottili. Terminata l'operazione, aggiungiamo il brodo. Prima di chiudere, il tocco finale, noce moscata. E ora la zucca va in forno un'ora e mezza a 200 gradi. Mentre la zucca è in forno, prepariamo i semi di zucca saltati, tostati con il tamari.
La nostra zucca è pronta, ora serviamo i piatti.